Volevamo chiudere l'evento invitando alcuni di voi a salire sul palco per un piccolissimo talk show e quindi avevo qui appuntati i nomi di Ettore Brunelli, che è presidente della Consulta per l'Ambiente. Prego, se vuole salire. Poi abbiamo Serena Schiavo del Comitato Brescia Centro, se vuole anche lei raggiungerci. E a rappresentare Fridays for Future è sparito, forse sì, ah, ci sei, ecco, Michele, giusto, eccoci. E, c'è un microfono anche per loro, sì, perfetto, e, grazie intanto, vi siete congelati, vi siete annoiati anche, speriamo di no, ok. E niente, oltre ad aver detto i vostri nomi, intanto vi chiederei di presentarvi e magari approfittando di chiedervi, venite pure più in centro così siamo inquadrati, grazie, tra i due tavoli, e di, nel presentarvi, dicendo chi siete, anche di dirci, che siamo curiosi, perché avete scelto le parole o quali parole avete scelto e perché le avete scelte a rappresentare Brescia, se vi ritrovate in quella fotografia che abbiamo scattato. E quindi quali sono secondo voi le parole chiave della città? Inizi pure. Avevo immaginato lei. Che partissi io, però dopo la presentazione di Patrick ho detto l'asticella qui delle aspettative sarà altissima, vedrai che faranno partire me, quindi abbiate pazienza. Allora, innanzitutto mi ha presentato, io sono Serena Schiavo, oggi rappresento per voi il Consorzio Brescia Centro, che è una realtà della città di Brescia che raccoglie quasi 130 negozianti del centro storico della città. Quando parliamo di biciclette, a me piace tanto l'idea di pensare al mio cliente tipo che gira per la città con il cestino pieno di sacchettini. Devo dirvi che uno dei problemi delle bici moderne è che hanno il cestino sempre troppo piccolo, per cui sembriamo praticamente dei migranti che stanno trasloccando. Dovremmo creare delle biciclette con dei cestini più grandi, ma qui si pone un altro problema, che poi non ci stanno nella rastrelliera, perché le rastrelliere sono nate per biciclette senza cestino, per cui se io vedo biciclette da uomo so che li posso parcheggiare benissimo. Quando vedo biciclette da donna ho sempre delle difficoltà a parcheggiare, poi le donne parcheggiano male pure la bicicletta, per cui non mettono mai la ruota sul rialzo, quello superiore. Perché per quanto riguarda i parcheggi, devo dire che la città di Brescia è molto ben organizzata. Io vivo in centro, lavoro in centro, giro solo in bicicletta e per quanto ami la mia città devo dire che è anche molto comoda. Parcheggi ce ne sono, mi piacerebbe che lo usassero un pochino di più i miei clienti, i clienti appunto di tutto il consorzio della città di Brescia. Quello che mi è piaciuto tantissimo di questo progetto è proprio la parte di comunicazione, coinvolgere i cittadini verso un progetto salutistico che porta la gente a stare meglio, verso comunque una città anche più in salute e una città migliore, indubbiamente, ma anche un po' più bella, giusto? Bene. Mi sembra di capire che la... A me mi avete conquistato, però io non faccio parte di questo progetto, perché io in bici ci vado da una vita, uso solo quella. Ecco, ho perfino il come si chiama, il biciclettaro, io lo chiamo, il signore che mi aggiusta la bicicletta, che mi dice: come fai a consumare così tanto i copertoni? Cambio di più le ruote della bici che quelle della macchina. Sì. Grazie Serena Schiavo. Ettore Brunelli, lei che parole ha scelto per Brescia? Non mi ricordo bene le parole che ho scelto, però come rappresentante della Consulta, la cosa che abbiamo scelto, proposto, e oggi ci avete invitato a nozze ovviamente, in questa è quella della comunicazione in senso lato, cioè il fatto di davvero essere in grado di far venire voglia a chi non va in bici di andare in bici. E come Consulta, come Lega Ambiente, come FIAB, eccetera, alle quali sono iscritto, la cosa che ci siamo detti parlando volgarmente è mettere una sella sotto il culo di tutti, no? Questo è il concetto di fondo, perché siamo consapevoli, abbiamo detto anche l'amministrazione, Brescia è abbastanza dotata di percorsi ciclabili, di piste ciclabili, quello che serve, quello che si è detto qui oggi, cioè fare in modo che la gente lo capisca, lo apprezzi, lo valorizzi e si senta quindi
si faccia passare le paure che ha ad utilizzarle, e ovviamente ci vuole un grandissimo sforzo. Spero di campare abbastanza per vedere questo sforzo, perché sono un po' anzianotto. Quindi questa è un po' la cosa che a noi fa molto piacere sia emersa e sia al centro di quello che si sta facendo, dando valore alla parte infrastrutturale che si sta facendo, eccetera, ma la cosa che abbiamo sollecitato con forza anche all'amministrazione anche rispetto alla questione Covid, eccetera, questa. E l'altra cosa che ci interessa è il discorso per cui andremo in piazza il 24 mattina con i ragazzi di Friday for Future, cioè quello che la bici salverà il pianeta, quindi siamo consapevoli anche di quello. E poi un'ultima cosa, le nostre associazioni e così via credono che andare in bicicletta faccia anche pace col pianeta, pace tra gli uomini, che serva per la pace nel mondo. Quindi tutte queste cose insieme sono quelle che ci muovono a fare l'attività di tutti i giorni. Grazie. Diventa un futuro radioso, insomma, per la bicicletta. Bene, e abbiamo poi Michele, scusami ma non so il tuo cognome. Michele Ghidini. Ghidini, di Fridays for Future. Esatto. Come la vedi? Ma allora, sicuramente è un bellissimo progetto, infatti siamo molto contenti che il Comune di Brescia abbia attuato questo BC Plan, cioè che stia iniziando ad attuare questo BC Plan, anche perché noi come Fridays for Future appoggiamo sicuramente l'idea. Infatti anche abbiamo lanciato l'anno scorso Brescia al passo coi tempi insieme a Lega Ambiente, FIAB, e adesso stiamo coinvolgendo anche tutti i commercianti, proprio perché una bici è una città fatta per le bici, è una città fatta per le persone, e una città fatta per le persone è una città fatta per le bici, quindi sicuramente vanno a pari passo, e i miglioramenti si vedrebbero sotto molti punti di vista, quindi sia sociali che a livello di salute fisica, che a livello di inquinamento e così via, quindi sotto molti aspetti. E Fridays for Future è nota per essere un'associazione giovane e di giovani soprattutto, no? Sì, siamo principalmente... Rispetto appunto al target giovani, diciamo, come la vedete la bicicletta dal tuo punto di vista? Sì, sì, certo, io personalmente ho iniziato... Gira voce, ecco, no, per inqualificarti meglio la domanda, che ad esempio l'automobile per i ragazzi di oggi, in alcune soprattutto grandi città europee, non sia più uno status symbol, no? Come lo era sicuramente ad esempio per la mia generazione, per cui non si vedeva l'ora di avere 18 anni per prendere la patente e avere, per rubare le parole ai Trunelli, il culo sopra il sedile della macchina. Cogliete questo cambio di tendenza? Cioè, secondo te il movimento di cui siete interpreti è anche un buon segnale che ci fa, oppure... Allora, sicuramente è iniziato un percorso verso questa direzione, ma non siamo ancora arrivati al momento in cui un diciottenne spera di arrivare col culo sulla bicicletta, ma preferisce sempre un'automobile, però ci stiamo muovendo in quella direzione. E sicuramente noi come giovani viviamo la bici anche in modo diverso, nel senso io personalmente non ho il cestino sulla bici. Vado con lo zainetto, preferisco più comodo. E quindi però usiamo anche la bicicletta ad esempio per spostarci, non so, il sabato sera o il venerdì sera nei luoghi di svago. La bicicletta è sicuramente uno dei mezzi più utilizzati da tutti, e anche io personalmente con i miei amici spesso gli dico usate bici mia, e loro capiscono quando la prima volta che la usano capiscono davvero qual è l'utilità di un servizio del genere, anche perché se solo pensate a quando andate in vacanza al mare, una delle cose più belle è poter usare la bicicletta per spostarsi sul lungomare. E quindi, cioè, la bicicletta in sé, almeno a me personalmente, porta un sacco di emozioni positive e benessere. Bene, grazie Michele. Io non l'ho chiesto, ma se c'è qualcun altro che vuole aggiungersi a questo talk show, noi abbiamo ancora qualche minuto, quindi ben volentieri, magari qualcuno era venuto qua per dire una parola, che magari ha lasciato là su un post-it, ma vuole venire a dirla dal vivo. Posso? Prego. Salutiamo il nuovo concorrente. Le cedo il mio microfono. No, io rappresento...
le imprese, visto che qua abbiamo solo associazioni e studenti, immagino, se tu sei uno studente, non più. O già lavoratore, noi siamo una società che fa tante cose, ma tra l'altro progetti di bike to work, infatti molto interessante quello Paolo Paoletti, non dico l'azienda, non è un problema adesso, ma è proprio il progetto, noi è 2 anni che stiamo seguendo questi progetti anche a Brescia, quindi abbiamo la fortuna di avere dei clienti che ogni giorno ci pongono delle istanze perché stanno valutando il progetto o l'hanno già attuato. E quindi tutto sommato concordo pienamente col primo intervento del relatore del vostro gruppo, è uno degli ambiti più interessanti per far conoscere l'uso della bicicletta e in modo anche massivo, importante, perché noi abbiamo aziende che hanno anche 100 biciclette, le danno ai dipendenti e questi fino a ieri non andavano in bicicletta al lavoro, pochissimi. Quindi si avvicinano a questo mezzo e lo usano piacevolmente. Anche noi facciamo sondaggi spessissimo per avere dei ritorni e dei miglioramenti, quindi abbiamo un bagaglio che vi trasferiremo tranquillamente perché diventa importante sia da un punto di vista del ritorno, dell'esperienza che fanno le aziende che trainano, perché un'azienda che investe in questo traina tutta una serie di altri fattori, anche perché il dipendente dopo se la compra va anche il sabato e la domenica, già nascono problemi perché i dipendenti la vorrebbero tenere il sabato e la domenica. Da questo punto di vista c'è tutto un mondo assicurativo, finanziario che sta seguendo questo sviluppo e quindi anche questo è importante dirlo, si parla tanto di assicurazioni, oggi biciclette delle flotte aziendali sono tutte con la RC, non esiste un privato che abbia la RC sulla bicicletta, sono formule che si trasferiranno anche al mondo privato, aiuteranno tantissimo a rendere anche più sicuro tutta la serie di esperti. Poi faccio solo una considerazione sul mondo del mercato della bicicletta. Ha sentito ieri? Sì, anche perché noi siamo coinvolti con una grossa realtà europea che però ha una sede in Italia che fa delivery per fargli le biciclette. Purtroppo non è vero che in Italia stiamo approfittando del momento, stiamo facendo molta fatica a trovare qualcuno che voglia investire nel mondo della bici, quindi spero che BiciPlan, tutte queste iniziative possano portare un aumento dell'aspetto manifatturiero. A Brescia c'è l'operosità, uno degli indici più elevati, lo immaginavo perché qua lavoriamo dalla mattina alla sera, ma non c'è, noi stiamo sollecitando per fare la bicicletta, che pensate che non è una cosa difficile da fare, eppure non si trova nessuno che si voglia lanciare. Mi è piaciuto, io Monaco ho visitato molte città, quel ragazzo che oggi fa le biciclette, ecco, in Germania ci sono tantissime realtà che hanno iniziato, noi lavoriamo con una città che fa cargo bike, che è nata pochissimi anni fa da un'idea aiutata molto dalle istituzioni, questo è un tema interessante, e da sgravi fiscali, quindi speriamo che questo, diciamo, BiciPlan che si diffonderanno a macchia d'olio in Italia aiuti anche a crescere, perché sono opportunità di lavoro incredibili, come non si trovano meccanici, questo è un altro tema, quindi è un'altra spinta al mondo della bici. Noi stiamo cercando di fare un'accademia per creare figure di ragazzi che vogliono, anche perché la e-bike non è meccanica, è elettronica anche, quindi diventa una cosa bellissima. Grazie. Grazie, interessantissimo. Adesso fermi pure. Grazie anche a Paolo Paoletti, quindi direi che abbiamo avuto già un buon spaccato, insomma, no, dei rappresentanti del consorzio di Brescia Centro, il mondo del commercio, e ci sembra di capire che c'è anche una buona predisposizione. Non è una cosa scontata, di solito il rapporto tra... ne avevamo anche un po' parlato al telefono. Scontata no. C'è il microfono, grazie. Grazie, dico scontata assolutamente no, però è effettivamente un'idea senza auto, se pensiamo alle principali città anche italiane, la parte dello shopping solitamente è per i pedoni, per chi vuole vivere la città e goderla e vederla. E quindi io credo che qualunque commerciante ambisca ad avere proprio il suo cliente che anche gli arriva sotto con la sua bicicletta, se non proprio a piedi. Musica per le nostre orecchie, direi.
Prego, buonasera. E poi andiamo a chiudere, c'è un altro intervento, poi abbiamo sentito il presidente della consulta che mi pare di capire sia un gruppo molto corposo e variegato di associazioni, abbiamo sentito un giovane, posso, scusa, mi permetto chiamarti così, e il mondo anche del lavoro e delle imprese. Si è aggiunta, la conosco, sì. Quindi la presento io, Elena Pivato. Torna questo? Verso qua, ok, buonasera a tutti. Abbiamo sentito la salute, l'ambiente, il pianeta, le imprese, mi sembra che manchi il mondo della cultura e siccome siamo qui a Moca, che è il centro per le nuove culture, mi sembrava carino portare la voce di questo pezzo, di questa realtà. A Moca ci sono tanti realtà che fanno teatro, che fanno fotografia, ci sono i makers che sono artigiani che si stanno lanciando come delle start-up, c'è l'Urban Center che fa partecipazione, ma Brescia in generale è una città vivace da questo punto di vista, c'è Carme, ci sono tante realtà che veramente si danno da fare, il CTB, Teatro 19, tantissimi attivisti da questo punto di vista e penso che per Kofler sia interessante saperlo. È una città anche che lavora molto sulla moda, ci sono due accademie di belle arti, tre licei artistici e un istituto anche, il Golgi, che lavora sulla moda e addirittura ogni anno fanno uno spettacolo molto grande con sfilate, ma solo per dire che abbiamo la festa della musica, abbiamo la notte della cultura, sicuramente qui troverai terreno fertile per inventare delle cose bellissime e con questo vi ringrazio. Grazie, grazie Elena Pivato. E secondo me siamo soddisfattissimi, quindi non ci aspetta che rimboccarci le maniche o rubando lo slogan, il claim di una campagna di Helios, abbiamo voluto la bicicletta e adesso pedaliamo e ovviamente non è un invito che dobbiamo rivolgerci a tutti, lo faremo noi tecnici ma speriamo di farlo insieme a voi, insieme alla città, oltre che con l'amministrazione, quindi se non c'è nessun altro o se l'assessore vuole salire a portare i saluti, allora mi faccio che va bene così, direi che... Il sondaggio. Vi ricordiamo ancora, mi raccomando, il sondaggio, non ho più, lo trovate sulla home page del comune, compilatelo, fatelo compilare, contiamo di tirarne fuori dei dati interessanti che saranno molto utili poi per il Biciplan, quindi diffondetelo. Grazie a tutti, a tutti i relatori, grazie all'assessore, agli uffici. Buon proseguimento, a presto.